Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer ed eccoci qui con il quinto episodio di Assassin's Creed 3, o meglio di questa serie, per arrivare finalmente all'isola di Hoq, ovvero del professor Pokémon. No, vabbè, sto scherzando. Comunque, parliamo con il nostro fidato amico e dobbiamo andare. Questa? No, queste le rovine di Cheros. E magari ve le mostrerò nel prossimo episodio come episodio bonus. E noi andiamo qui, esplora l'isola di Duck. E trova il tesoro del capitano Kidd. Va benissimo. Sbloccato un obiettivo? No. Vediamo un pochettino. Allora. Isola di Hoq 1777. Benissimo. Ci troveremo dei Pokémon qui, Sono un sicuro. po' nervoso, capitano. Pensare al tesoro del capitano Kidd e ai misteri che lo circondano mi fa venire i brividi. Forse non hai visto il Non castello avere dell'episodio paura. scorso. Sarà soltanto un tesoro. Lo Parla pensavo lui, il anch'io, ma macio. considerando quel che ha passato Kidd per nasconderlo, non ne sono più sicuro. Benissimo. Forse quelle cartacce ci hanno condotto fino a quest'isola. Quelle cartacce Sono che ci abbiamo fuori da messo ogni 5 logica, episodi, beh. capitano. Ma cosa voleva nascondere Kidd? Il Non lo tesoro? so. Ma sono curioso di scoprirlo. Cosa voleva Ricorda nascondere? cosa c'era scritto. È sotto il nido dell'aquila, accanto alla tana del lupo, presso un albero baciato dal fuoco Una e cosa a alla fianco volta. alla roccia che non combacia. Pensi che siano punti di riferimento? Ma Può no, darsi. guarda. Può darsi poi lui. Nemmeno lui è convinto. Ma com'è possibile? Allora, andiamo prima qui. Cos'è qui? Vabbè, noi scaliamo poi. Arrivati in cima, vediamo cosa c'è. Connor, non mi deludere, eh. Benissimo. Stiamo andando bene. Bravo, Connor. Questa volta sembri convinto di quello che fai. Premi per l'occhio dell'aquila. Vabbè, ma è qui, che senso ha attivare ora? Ok, analizza Ci sono. indizio. Che è questo? Che devo fare? Ah, devo far coincidere. Mi sa di sì. Benissimo, ok. Va bene così. Ci lanciamo? Sì. Mamma mia. Che aquila. Che aquilotto. Dove stiamo andando? Corri Connor, corri. Qui c'è il tempo, dobbiamo fare tutto entro un tot di minuti. Perfetto, Perfetto. mica tanto. Cos'è qui? Allora, in questo modo dobbiamo Ci fare. sono. Ok, obiettivo a sbloccare. No. Ok, abbiamo fatto anche il secondo. Spicciamoci. Almeno soddisfiamo questo obiettivo secondario. Cos'è qui? Dove dobbiamo? Saliamo qui? No, mi sa che ce ne stiamo andando. Aspetta. Aspetta. No, mi sa che laggiù nel frattempo bussano alla porta. Ma noi non li andremo ad aprire. Abbiamo da fare. Tranquilli, c'è qualcuno di là che andrà ad aprire. Ok. Analizza Perfetto. indizio. Allora, sbattono porte. Incuranti di ciò che io sto facendo. Eccolo. Benissimo, ecco. Bene. Benissimo. Cosa? Ci buttiamo? Un altro mini salto dell'aquila. Ed ora dovrebbe essere l'ultima zona. Corri. Più veloce, più veloce, più veloce. Dov'è l'indizio? È qui su, benissimo. Vai Connor, analizza Ecco. indizio. Allora, come funziona? Ci Così? sono. Ci sono. Ci siamo, che ci sono. Siamo in due, veramente in tre. Quindi a maggior ragione dovresti dire ci siamo. Comunque ecco qui So una dove si trova. bellissima aquila. Vabbè, Ma come ci sei riuscito? Ecco perché sei il capitano. ma non è che ci voleva chissà quale arte. Comunque, siamo arrivati qui. Vediamo. Ok. Uccidi i lupi. Dove sono? Non usare le armi a distanza. No. Ma non è possibile, ho premuto. No, limita la perdita di salute. Mamma mia. Ma non è possibile. Carichiamo l'ultimo punto di controllo. Non mi ha dato nemmeno un secondo. Allora.
Questa volta cerchiamo di non farci ammazzare. Eccoli che arrivano i lupi. E allora mi metto da qui. Arrivate, lupi. Che c'è? Non mi vedete? Fate finta di non vedermi. No, 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 non mi attaccano ora. Ora mi attaccano. Ora mi attaccano. Devo fare in modo che essi non possano attaccarmi. Ok, fuori uno. No, non è possibile. No, non devo farmi uccidere. No, non scendere dall'altro lato. Ok. Farò io un assalto a voi, luridi. No, ma se ne fuggono, ragazzi. Fuggono via. Ecco qui, fuori uno. Questa volta ci siamo riusciti. Questa tattica magari li confonde. Quindi facciamo in questo modo. No, fuggono, ragazzi, fuggono. In qualche modo devo anche indebolirli. No, questa volta ho sbagliato, ho sbagliato. Vai, corri subito dietro. Benissimo. Il secondo mi sta ricorrendo. Vai. No, se ne fugge. Ma sei proprio scaltro, eh? No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Benissimo. Questa volta attaccalo. Non può fuggire, è tuo. Connor è tuo. Dov'è? Dove è andato a finire? Connor è tuo, Connor è tuo. Ok, ce l'abbiamo fatta. A un certo punto non ho capito proprio più niente, però ce l'abbiamo fatta. Analizza indizio. Benissimo. Davvero enorme. Sì, è una roccia enorme. Forse Un'idea quella ce polvere da sparo la smuoverà. Una bella esplosione, eh? Potrebbe l'ho. funzionare. Di certo spaventerà a morte quei lupi, poco ma sicuro. Spaventerà a morte. No, quei lupi sono già morti, veramente. Dovrebbe Vabbè, bastare. ok. Allontaniamoci. Come si faceva a sparare? Con Y. Benissimo. Tuffati nel pozzo dei soldi. I big money ci saranno laggiù. E lui non viene con me? Mi sa di no. Tieni premuto B per immergerti. No, vabbè, ora non ce n'è bisogno. Dove siamo? Attenzione, Connor, perché esplora la caverna calcarea. Benissimo. Un luogo un po' oscuro. Che poi, almeno io personalmente in queste caverne non ci entrerei mai, perché non puoi sapere se dall'altra parte c'è un'uscita, quindi anche talvolta nei film dell'orrore, ma nei film dell'orrore, wow. Nei film horror. Vai, dall'altro lato, benissimo. Connor, però muoviamoci un po' perché il tempo è quello che è. Cioè, ma lui poi già conosce tutta la strada. Non... Prendi un po' la rincorsa, Connor. Va bene così. Dove andiamo? Di qua. Connor, ma questo tesoro quanto sarà lontano? Allora, corri, perché... Che cavolo è? Interagisci? Non ho visto se nei dintorni c'era qualcosa. Un Ecco che anello? cosa ha sofferto così a lungo il capitano Kidd. È un Incredibile. anello. No. L'anello per domarli tutti. Oh cavolo. Aspetta un momentino. Corri, Connor. Quello è l'anello di Mordor. Non è possibile. E Connor diventerà il signore degli anelli, no? Che compenetrazione poligonale. Scendi, Connor. Ce l'abbiamo fatta. A meno che non siamo morti, immagino di no. Benissimo. Mamma mia, meno male perché. Secondo Sì, te è tutto bene? almeno Almeno credo. credo. Che è successo là sotto? Chi hai trovato? Niente. Un anello. Tutto qui. È una Ora, moneta, è un anello. non c'era nient'altro. Si sono già soffiati il tesoro. Ho detto che è un. Che cos'è? Diavolo! Non capisco Non è come una sia moneta, è un possibile. anello. Ma ora comprendo perché per chi avesse Ha tanto. un potere mistico questo anello. Ah, è un frammento dell'Eden. Nuovo abito speciale disponibile sulle tracce di Kid.
scopri il mistero dell'isola di Hoenn, ovvero del professor Pokémon. Davvero un'ottima missione. Abbiamo sbloccato un nuovo trofeo sbloccato presso la casa. E tra l'altro abbiamo anche sbloccato una nuova. Un nuovo costume. Magari poi, se volete, ma solo se davvero lo volete. Coraggioso oggettivo, vero? Beh, grazie alla mia incredibile e inesauribile sapienza, posso dirti che proviene dalla prima Ma civilizzazione. chi è che Pare parla? che li usassero come scudi portatili. Emette un campo? Emette un campo elettromagnetico di discreta potenza. Questo spiega la sua avversione al metallo. Spiega anche perché, secondo la leggenda, Kid fosse iniziato. No. Con quel ninnolo in tasca, faresti deviare perfino il proiettile di un moschetto. Una cosuccia proprio carina. Ho pensato che avresti voluto saperlo. Continuiamo? Wow. Allora, ora, Connor ha un potere immenso. Dov'è questo anello? Non c'è al momento. Vabbè, ragazzi. A parte queste sciocchezzuole, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito. Nel caso mettete, mi sta girando la testa, nel caso mettete un bel mi piace, ricordate di lasciare un commento e ovviamente di iscrivervi al mio canale nel caso in cui non lo siate di già. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!